nostro amico di Facebook. Buon sabato! Anzi, buon sabato da Monastero di Samolaco. Conosci Monastero? No. Impossibile! È un posto stupendo, meraviglioso. Devi venirci. Siamo a 404 metri sul livello del mare, nel comune di Samolaco. Ci siamo già stati, ricordi, ai Crotti di San Pietro. Bellissimi. Ecco, da lì sali. Sali su, fino a Monastero. Non è un lungo tratto, però la strada è piuttosto stretta, di montagna, quindi invito sempre un po' alla prudenza. E poi arrivi in questo pianoro insospettabile, perché uno non si aspetta che ci sia questo balcone, diciamo così, sulla bassa Valchiavenna. E invece è così. Monastero è qua, un'oasi di pace e di tranquillità, che tradisce le origini del nome, perché in effetti qui in epoca medievale pare proprio ci fosse un monastero, di cui non si hanno però tracce o reminiscenze storiche, salvo un atto del 1772 col quale gli eredi dei nobili Foico cedevano l'oratorio del monastero a Silvaplana, così era chiamata allora San Pietro di Samolaco. Altro atto, quello che depone per la presenza di persone già in epoca medievale, precisamente nel 1454, è quello che indica praticamente la partecipazione al consesso dei maggiorenti di Samolaco di 4 persone provenienti da monastero. Queste sono le uniche reminiscenze storiche che abbiamo trovato, almeno ho trovato io, della mia veloce ricerca online per ricostruire un po' la storia del borgo. Comunque, al di là di questo, ti invito a venire perché è un'oasi di pace, di tranquillità. Ci sono case ristrutturate e anche molto bene, ci sono case da ristrutturare. Fra quelle ristrutturate ti segnalo quella della signora Michela, perché sta facendo un lavoro nobile di recupero, di restauro del dipinto che già c'era sulla casa vecchia, che ritraeva due storici abitanti di monastero, il signor Doro e la signora Lida. Ecco, loro nella prima metà del Novecento risiedevano qui stabilmente. Il signor Doro aveva famiglia a San Pietro, aveva fatto casa giù, aveva moglie e figli, però lui preferiva stare qua perché stava evidentemente in un'oasi di pace. Oggi, in effetti, la figlia Adelia è presente quasi, non dico tutti i giorni, però sale spesso, l'abbiamo incontrata, una signora simpaticissima. Quindi, amico di Facebook, io ti invito caldamente a salire a Monastero, fare un giretto, vedrai, piccolino, però è molto molto carino e qui ti rilassi tantissimo. Ciao amico di Facebook, buon sabato da Monastero di Samolaco. Baci, baci, baci.